Io sono molto orgoglioso di essere dell'Inter e lo sono sempre stato. Ho considerato un privilegio essere presidente, una grande fortuna, una cosa meravigliosa, vorrebbero esserlo tutti, a me è capitato. Io vengo dal mondo dei tifosi. So che cosa vogliono i tifosi, almeno credo di sapere che cosa vogliono. E io ho cercato di accontentarli accontentando me stesso. È la storia di un giocatore senza numero sulle spalle. La storia di un capitano senza fascia. Di un uomo di società, ancor più che un uomo squadra. Ma è soprattutto la storia di due uomini e una famiglia che hanno fatto la storia dell'Inter. Perché se l'Inter è un viaggio lungo 110 anni, Moratti è stato per quasi 30 anni il suo cognome. Le stagioni di Angelo, dal 1955 al 1968. Gli anni della presidenza di Massimo, dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013. Numeri che dicono di una costante, ma che non raccontano appieno di un impatto, un solco, un segno. Angelo e Massimo, i Moratti presidenti dell'Inter, hanno costruito un mito sportivo. Hanno fatto due volte grande una squadra. Hanno vinto tutto con due soli colori, il nero e l'azzurro. Abbiamo usato anche un criterio di carattere industriale. Abbiamo speso molti soldi nella società, come si spendono nell'industria. Ci sono degli impianti che si fanno nell'industria che, come sono finiti, vanno in obsolescenza, così anche quando si ingaggiano i giocatori. Si ingaggiano i giocatori convinti che questi possano dare il massimo e invece ci si accorge che per un complesso di circostanze non rispondono alle nostre necessità. E lì abbiamo dovuto fare parecchi sacrifici. Per questo questi sacrifici e la scelta di uomini adatti per condurre questa organizzazione che ha qualche cosa di più e di diverso di una società industriale, perché nell'industria trattiamo con degli impianti, con delle macchine, nel calcio trattiamo con degli uomini, quindi occorre anche una certa comprensione umana, una certa comunicativa e forse questo è il segreto del calcio. Ottenere attraverso questa comunicativa, direi, la confidenza e la fiducia dei giocatori, i quali al momento opportuno si sacrificano realmente per dare tutto per la loro società. Mi sono trovato in una condizione che c'era, era stato fatto un discorso con Pellegrini, poi c'era Prisco che insisteva abbastanza su questa possibile soluzione. E allora dopo un po' di sofferenza, perché insomma non era certo una decisione facile, a un certo punto mi sono trovato nella condizione, le condizioni erano tali per cui era un rischio che si poteva prendere e soprattutto in quei casi lì le vedi anche tali perché magari hai voglia di farla questa cosa, quindi mi sono trovato un bel momento, ho preso la decisione di farlo, ma in poco tempo prima che venisse fuori, cioè diciamo qualche giorno prima che poi la cosa fosse ufficiale, cioè nel febbraio insomma. La notte del Prater di Vienna con il Real Madrid, le due sfide consecutive contro l'Independiente per l'Intercontinentale, la Coppa Campioni alzata a San Siro sconfiggendo il Benfica di Eusebio. La leggenda dell'Inter di Angelo Moratti passa dai trofei vinti e dai campioni che li hanno conquistati, ma passa anche dal presidente, che ha sognato quella grande squadra e che ha saputo aspettarla, dalla sua capacità di guardare sempre un attimo più avanti degli altri, per esempio nella scelta di Herrera, o in quella di Allodi come dirigente, o nella costruzione del centro sportivo di Appiano Gentile. L'Inter del triplete come la grande Inter. Non solo due titoli, ma due ere della storia di Milano, dell'Italia e del calcio. Due cicli, un unico cognome. Moratti. Angelo e Massimo, presidenti tifosi, sognatori, esigenti, spesso all'avanguardia, sempre convinti che il calcio abbia anche un risvolto sociale da considerare. Due presidenze diverse di due persone diverse, ma con gli stessi colori cuciti addosso, il nero e l'azzurro dell'Inter. Io ricordo con grandissimo orgoglio il periodo di mio padre, e
credo e spero che la famiglia rimanga in mente, soprattutto mio padre, come un momento di storia molto, molto importante, decisivo, devo dire, per portare la squadra a livelli internazionali e essere conosciuta e amata anche nel resto del mondo.